Festa grande per il teatro italiano con la consegna dei premi UBU 2023, il più prestigioso riconoscimento dedicato ai diversi mestieri del teatro, dalla regia alla recitazione, dalla scrittura al dietro le quinte, senza mai dimenticare i formati speciali e le forme emergenti e ibride, perché lo sappiamo, il teatro è un'arte antica, ma sempre in mutamento e sempre in ascolto del mondo che cambia. Artisti e critici, organizzatori e giornalisti, ma soprattutto spettatrici e spettatori appassionati si sono incontrati all'Arena del Sole di Bologna per la cerimonia finale della 45esima edizione del premio. La serata, promossa dall'associazione UBU per Franco Quadri ed ERT Teatro Nazionale, è stata condotta da Graziano Graziani e Laura Palmieri con gli interventi teatrali di Gioia Salvatori e quelli musicali di Mirko Mariani, che ha infiammato la platea. Tra le 16 categorie in gara, molti sono stati i premi attribuiti tramite referendum dalla giuria composta da oltre 70 critici e studiosi ad artisti e artiste che sono parte del complesso e multiforme sistema dello spettacolo dal vivo della nostra regione, a partire dalla categoria Migliore spettacolo di danza, che ha visto trionfare gli anni del coreografo Marco D'Agostino. Coproduzione ERT Teatro Nazionale e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Festival Aperto, oltre al centro di residenza Emilia Romagna. D'Agostin ha costruito questo lavoro, il cui titolo allude all'omonimo romanzo di Annie Ernaux, e ironicamente una canzone degli 883 degli anni 90, per e con Marta Ciappina, danzatrice dalle peculiarità uniche nel panorama della danza contemporanea italiana, che proprio con gli anni ha vinto a sua volta il premio UBU come miglior attrice performer. Grazie. Sì, il premio UBU incredibilmente come miglior spettacolo di danza del 24 agli anni, che è, diciamo, il racconto biografico di Marta Ciappina, in verità reinventato, e che intreccia non solo gli anni della vita di Marta ma anche gli anni di un certo momento della storia d'Italia, e questo racconto si svolge in danza, quindi la sfida di questo lavoro era quello di, appunto, scrivere un romanzo coreografico. Questa sera, e questa è la cosa che mi rende davvero felice, Marta Ciappina ha vinto il premio come miglior attrice performer ed è la prima volta che una danzatrice rigorosa come lei, che ha sempre rivendicato il ruolo di interprete e di danzatrice, vince il premio in quella categoria, e credo sia un segnale meraviglioso per chi come noi viene da quel mondo in cui il corpo è messo al centro delle riflessioni degli spettacoli. Per la migliore regia hanno invece portato a casa la coppa Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, La Casa d'Argilla, per due spettacoli, Anatomia di un suicidio e Il Ministero della Solitudine, quest'ultimo prodotto da ERT Teatro Nazionale, un lavoro capace di mettere in luce il disagio e i nodi del nostro presente. Inoltre, per la sua interpretazione in entrambi gli spettacoli del Collettivo Romano, Francesco Villano si è aggiudicato il premio come miglior attore performer. La prima cosa che devo fare è ringraziare la mia famiglia artistica, che è la Casa d'Argilla. Per la categoria dedicata al miglior progetto sonoro ha vinto invece Gupa Ancaro per Lazarus, diretto da Walter Malosti e coprodotto da ERT. Un momento speciale della serata è stato poi quello della consegna del premio per la categoria dedicata al miglior spettacolo straniero presentato in Italia, che è andato a Caridad di Angelica Liddle, coprodotto ancora da ERT, un'opera potente e intensa andata in scena ad aprile nelle due uniche date italiane proprio all'Arena del Sole di Bologna. Sono invece due i premi speciali assegnati ad esperienze regionali. Il primo alla compagnia Kepler 452 per l'attività di ricerca sul campo alla ex GKN per lo spettacolo Il Capitale, un libro che non abbiamo ancora letto, una riscrittura della realtà che tra inchiesta e narrazione interroga, discute e riafferma il ruolo dell'arte nella società e nel tempo presente. Siamo molto felici di aver vinto questo premio speciale dopo tutti questi mesi di lotta e di fiancheggiamento da parte nostra di questa lotta. Essere qua in un momento in cui riaprono i licenziamenti alla GKN per noi è prezioso. Bello, non è così semplice per un metalmeccanico vincere un premio UBU, non lo è nemmeno per qualche attore che ci pensa da 15 anni, come ha detto. Speriamo di vincere la battaglia più importante, che è quella della riapertura del nostro stabilimento. Beh, per me è stato bellissimo, sono contenta per la Kepler 452. Ringrazio veramente tutti e tutte
che hanno fatto sì che fossimo qui stasera. Viva i collettivi fabbrici di OPN, viva il teatro! L'altro premio speciale è andato alla Bottega dello Sguardo di Bagnacavallo, progetto, spazio, biblioteche e archivio teatrali fondati da Renata Molinari, divenuto biblioteca e mediateca pubblica con oltre 4.000 titoli. Complimenti infine a due maestri della scena che con la nostra regione hanno sempre avuto un rapporto speciale: Eugenio Barba, vincitore del premio Franco Quadri, e Danio Manfredini, vincitore del premio La Carriera. Ho un appuntamento qui col direttore del teatro. Maestro appartato e luminoso della scena contemporanea che ha ispirato intere generazioni di teatranti, di attori e drammaturghi. Complimenti allora ancora a tutti i premiati e viva il teatro!